psicologa, psicoterapeuta e amica della famiglia. La dottoressa Maria Rita Parsi è qui con noi. Io lo dico, la chiamo la mia bambina con i capelli rossi perché ho buoni motivi per definirla così, perché ci lega un'amicizia, per mia fortuna, lunga e piena. Allora, abbiamo chiesto a Maria Rita Parsi di poter parlare del tema genitori figli, però papà figli, perché i papà hanno cambiato, per fortuna, ruolo. Crescono i loro bambini, cambiano i pannolini, spingono la carrozzina, fanno proprio i papà come in fondo li avremmo sempre desiderati tutti è vero, noi. Vero. Quanto è importante questo cambiamento avvenuto tutto sommato non da troppo tempo nella nostra società? Io direi che una spinta enorme l'ha dato il fatto che le donne lavorano e quindi lavorano veramente e la famiglia ha bisogno del lavoro delle donne, quindi è chiaro che questo lavoro comporta che anche gli uomini i ruoli sono fermi, diciamo, padre e madre, ma le funzioni sono intercambiabili, quindi gli uomini si sono messi a disposizione anche del lavoro delle donne, anche della condizione femminile che non può sopportare il tutto. E poi ci sono degli uomini che hanno scoperto veramente la paternità, perché prima, lasciamelo dire, quando ero ragazzina io i ruoli erano ben definiti al punto tale che la madre faceva la madre, inoltre anche lavorava, ma doveva fare tutto di tutto, tutto insieme, e la casa, e l'assistenza, i bambini, e la spesa, il mangiare, e le pulizie, e più allevare i figli. Adesso il discorso è diventato, se facciamo un figlio, nella stragrande maggioranza dei casi, poi chiaramente ci sono purtroppo, ahimè, esempi ben diversi, però dobbiamo condividere, è proprio una condivisione, cioè tu porti lo stesso peso che porto io, in maniera che così realizziamo veramente un lavoro che ci permette di crescere insieme i figli. E gli uomini hanno scoperto i figli. Sai, io ti dico una cosa, quando un uomo fa il padre dall'inizio, dal concepimento, parlando al grembo della mamma, lo sai che il primo suono che si incide nel cervello in formazione del bambino è il suono della voce maschile. Quindi i padri ci devono essere dall'inizio, devono parlare al pancione, devono prepararsi per fare il parto insieme alla moglie se ce la fanno a sostenere l'effetto, dovrebbero prendere immediatamente il bambino dalle braccia quando, bambino o bambina, quando è uscito dal grembo della madre, così l'odore anche del padre entra in questa simbiosi formidabile che è la vita prenatale. Quindi quando esci ci sono le braccia del padre che ti accolgono, il padre ci deve essere nel senso di crescere insieme, come dicevi tu giustamente prima, cambiare i pannolini, certo. Fare la nanna, allattare quando l'allattamento è biberon, perché quando è al seno è diverso, cioè accompagnare, fare il bagnetto, giocare, sostanzialmente giocare. Partiremo dai dati dell'osservatorio ISFOL, anzi ve lo diciamo subito, che dice che gli uomini tra i 31 e i 35 anni che si occupano concretamente dei propri figli hanno raggiunto quota 88%, e crediamo che in un paese come il nostro questo sia un grande dato. Partiamo dal presupposto, molti hanno lanciato critiche di tutti i tipi su questa aggressione di Delio Rossi, e qualcuno invece ha semplicemente tirato un ceffone in faccia a un ragazzino di 18 anni che lo sbeffeggiava rientrato in panchina, come dovrebbe fare un buon padre. Allora, di solito i papà possono anche non essere chiamati al ruolo di alzo le mani e giustizio la situazione là per là. Uno scapaccione può sempre partire, per carità. Ahimè ne partono parecchi, ne partono poi io non sono troppi. D'accordo che è un modo di comunicare opportuno, nel senso che io sono d'accordo che vedi, usare la volgarità o usare la violenza sono due modi per comunicare, solo che non raggiungono l'effetto nient'altro che di raddoppiare la violenza e di raddoppiare la volgarità. Io direi che la gente deve imparare ad usare il cervello, quindi se viene, io capisco, sbeffeggiati, ci può essere il meccanismo di risposta, non sono d'accordo, ma assimilarlo alla possibilità educativa, alla correzione educativa di un genitore, io non sono assolutamente per l'uso di mezzi correttivi di tal genere. Io invece penso che la parola, l'esempio, la capacità di dialogare, il fatto di farsi aiutare quando un ragazzo è difficile, una ragazza è difficile, cambiano le situazioni, nel senso che la famiglia quando non arriva, perché guarda che allevare un figlio, l'allevi in due, abbiamo già detto, cioè chi si ritira dalla politica per allevare il figlio, come è successo ultimamente. No. Quindi voglio dire, il discorso è anche chiedere aiuto, ci sono anche strutture, ci sono anche possibilità, ci sono anche esperti. Un papà affettuoso e presente non perde il proprio ruolo di capo famiglia, ecco questo
sottolineiamo. No, il contrario, lo acquisisce. Nel senso che questo fatto di chiamarli mammi ad imitazione, sì, io capisco che gli uomini hanno fatto una scoperta di attività che erano squisite, ma non sono mammi, sono padri. I padri sempre avrebbero dovuto accudire e sempre dovrebbero, soprattutto nella società moderna. E poi non usare le forme di violenza, usare le forme di armonia. Io capisco che bisognerebbe dire ai genitori, guardate che quando arriva un bambino o una bambina in una famiglia, nella coppia che non l'ha avuto mai, c'è un capovolgimento di tante cose, di tempi, di ritmi, di rapporti sessuali, di emozioni, di responsabilità. E quello, i genitori dovrebbero essere preparati. Noi dovremmo formare i formatori, dire che le agenzie educative fondamentali, che sono famiglia, scuola e, scusami, i mezzi di comunicazione di massa, certo, sì, dovrebbero, certo, avere degli, sì, operatori competenti che fanno il lavoro, che fanno il lavoro sapendo che tipo di messaggio mandano e che tipo di comunicazione mettono in atto. Non a caso tu firmi, e hai firmato per tanto tempo, diario di famiglia. Il papà che si comporta in questo modo e la mamma che si deve adeguare a questo nuovo ruolo del padre. Perché anche le mamme che lavorano, le mamme che sono impegnate, però comunque si trovano oggi, per loro fortuna, un uomo diverso, sì, dentro casa, no? Molte volte si crea, e siamo sempre nel tema dei rapporti di coppia, si crea addirittura una conflittualità, nel senso che, voglio dire, quest'uomo, ecco lì la definizione un po' così, di mammo, addirittura si vuole sostituire. Lì, però attenzione, c'è anche tante volte una patologia, quelli che si vogliono sostituire, perché noi non chiediamo al padre di sostituirsi alle madri, ma alle madri... Fare il padre, fare appunto. E un padre giusto è come quello che abbiamo descritto, un padre giusto nel senso umano. Invece le donne si sentono defraudate, nel senso che c'è come una competizione che passa attraverso, ti faccio vedere io come so allevare il figlio, no? Tu, a te donna, e quindi lì bisogna guardare a che problemi ha avuto prima questo uomo con la figura femminile, con la madre, se era una madre ansiosa, se era una madre iperaccudente o se era una madre che non c'era proprio. Margherita, qual è l'episodio più, io dico divertente, ma più singolare, particolare che ti sia capitato per le mani in questo caso? Guarda, mi ricordo una volta una coppia che la moglie era assolutamente esasperata perché lui, sin dal momento che lei era entrata in gravidanza, aveva avuto quello che nelle tribù, diciamo, nelle tribù primitive ancora si chiama sindrome della covada. Era ingrassato altrettanto quanto lei, quindi aveva la pancia come lei. Il momento che lei partorì, lui fece tutto il passaggio, era innamorato di quest'idea e gli venne una pancia come... Tant'è vero che vennero in due e lei mi disse, si renda conto che per tutto il tempo che io sono stata incinta ero piena io, era pieno lui. Era proprio bellissimo. Non solo, quando ha partorito, ci ha avuto proprio come nelle tribù, ha avuto anche lui, diciamo, una situazione di, come dire, ha partorito insieme a lei, perché l'ha accompagnata poi nella preparazione al parto. E dice che dopo che ha visto il bambino, lui ha cominciato a dimagrire. Ed erano venuti perché lui contendeva, come a lei, il ruolo proprio materno. Lo tengo io, lo faccio io, non ti alzare, non ti preoccupare. A un certo punto lei gli ha detto, fermati un po', sì, parliamo. No. Diventa troppo poi. Noi abbiamo il caso di un super papà qui, il nostro operatore, Francesco Repaci, tre maschietti, ma con la moglie dicono dobbiamo arrivare a 5 perché vogliamo la femmina almeno. Ed è meraviglioso, sono una coppia splendida dove lui è un papà iper presente, insomma, cioè guarda, ha organizzato un arrivo a casa per il terzo genito che è stato un capolavoro, insomma. Allora, i papà presenti creano una situazione di sicurezza, di amore e di apertura verso la legalità e il mondo degli altri eccezionali. Sì. Un papà è... Ma tu te lo ricordi il tuo papà? Io me lo ricordo il mio papà. Voglio dire... Avrei voluto ci vorrei parlare oggi e dirgli, papà, sarebbe stato tanto importante questo, questo, questo e questo. Mi ricordo una volta, fammelo dire perché è un ricordo bello, una volta mi ha preso, io volevo sempre andare in bicicletta e per me la bicicletta rappresentava tanto, ero una sorta di maschiaccio. E lui una volta ebbe tempo nel lavoro assillante che aveva e dato che era stato, da ragazzo amava la bicicletta, mi prese per mano, me lo ricordo ancora, avrò avuto una decina d'anni, prese per mano e andammo a vedere tutte le vetrine con le biciclette. Io ricordo questo momento come uno dei momenti più belli della mia vita. Io, con mano per papà, a vedere le biciclette fino a che ne abbiamo comprata una. La bicicletta è rimasta proprio il simbolo del... Questo, Margherita Parsi, io ribadisco, l'ascolterei tutto il giorno, però questo dà il metro di misura di come l'eccezionalità della presenza dei nostri padri fosse
fosse rara, sì. Un fatto eccezionale, unico quasi. Unico, questo fatto che poi invece guarda le immagini che stanno andando, cioè un padre che veramente porta in bicicletta il bambino, mi è venuto in mente guardandolo, un padre che scende, che la notte si alza e gli dà il biberon, lo culla, eccetera, un padre che fa il bagnetto, un padre che accompagna a scuola costantemente, un padre che c'ha tutte le mani. Sapeste quante volte i bambini mi dicono mamma c'era, papà no, perché lavorava, alla recita di scuola. Sembra una ma per i bambini è fondamentale che ci sia mamma e papà, anche quando sono separati. Arrivavo a quest'ultima domanda, ci sono papà che riescono a essere splendidi anche nella fase più difficile per i figli e anche per i genitori, ma per i figli in particolare nella fase della separazione. Anche in questo caso ci sono papà virtuosi. Brava, hai detto una cosa veramente importante, ci sono papà virtuosi. Papà per esempio che non alienano la figura materna e madri che non dicono male della figura paterna, né uno scambio, diciamo, di dire guarda noi ci vogliamo bene ma magari non ci amiamo più, addirittura può essere capitato che non ti voglio nemmeno più bene, però nella genitorialità responsabile i figli che hai messo al mondo devono poter godere dell'accordo dei genitori o del rispetto reciproco. E non offendo l'altro. Allora, Maria Rita Parsi, oggi è stata con noi, io rilancio, la aspettiamo nuovamente qui in studio come e quando vorrà, perché sono lezioni di famiglia e di buon vivere di cui abbiamo assolutamente bisogno.